Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Bot Colony, un gioco che non andremo a sviscerare a pieno, ma ve lo voglio presentare perché porta una sorta di innovazione nel mondo dei videogiochi, cioè è piuttosto particolare come tipo di gioco. Benché sia in inglese, sottotitolato, si riesce abbastanza a capire. Vi faccio solo una piccola premessa: all'inizio, se sentirete delle botte è perché sto lottando con le mosche, e se sentirete dei rumori di camion o moto è perché ho la finestra aperta, ma è una cosa inevitabile per non morire di caldo. Sarà così per tutta l'estate probabilmente, ma io spero che torni a fare un pelino più freschetto. Allora, che cos'è Bot Colony? Allora, noi saremo una sorta di... Allora, la storia ci viene spiegata bene all'inizio. In pratica, avremo la possibilità di controllare da remoto, da un tablet, un robot all'interno di una casa. Abbiamo craccato questo robot all'interno di questa casa che dobbiamo spiare, e lo useremo da lontano. Ok, andiamo a vedere un episodio. Vediamo Intruder come episodio, dove decidiamo il nostro nome. Indie Gameplay Ita, non di molta fantasia, ma... Ok. You are now looking through a camera in the house using the tablet. Ok, ci ritroviamo in questa casa dove abbiamo una spia lasciato, diciamo, una sorta di diciamo mod all'interno di questo robot per poterlo controllare a distanza. Praticamente abbiamo la possibilità di vedere, allora, con F3 dove ci troviamo noi, se abbiamo Splinter Cell, l'agente Fisher. E qua all'interno della casa io vorrei disabilitare questo fastidiosissimo tutorial che mi sta rompendo le palle, anche se non credo sia possibile. Allora vedremo di evitarlo. Allora, praticamente quello che noi possiamo fare è vedere l'interno di questa casa con svariate telecamere. Possiamo vedere ogni stanza di questa telecamera perché siamo entrati nel sistema di sicurezza. Il fulcro del gioco è andare a vedere che in ogni stanza, vedete, ci sono queste foto, e rispetto a quanto vede la telecamera sono cambiate alcune cose. Come ad esempio qui ci sono tre tappeti, in realtà no, qua ce ne sono tre, ma qui c'è un oggetto, c'è questo flacone messo a terra. Ma in realtà adesso noi siamo qui e dovremo cogliere, ed è una sorta di tutorial iniziale, dovremo cogliere le differenze rispetto alle foto che abbiamo rispetto a queste. Allora, in realtà qua io vedo che è tutto uguale, perché dovrebbe essere la mia partita che è già abbastanza avanzata. Ci ho giocato un'oretta e sono riuscito a sistemare alcune cose. Possiamo dire al nostro robot il nostro nome. Proviamo. Hello, my name is Indy. Non me lo prende perché probabilmente mi becca l'altro microfono. Vediamo se ce la faccio. Hello, my name is Indy. Inigo, ma vabbè, Indy, Andy, va bene. Ok, dai, confermiamo. You already told me that your name is Andrew. Ok, qua è il mio vero nome, va bene. Congratulations. Okay. But since you insist, I will call you. Ok, sì, dice che mi può chiamare se io insisto, mi chiama così. Okay. Robots respond best to direct questions and commands. Allora, go into the corridor, se si dice corridor, vediamo. All is used to connect two rooms. Ok, all, ok, mi ha corretto. Ok, vediamo un attimo adesso, abbiamo una telecamera che ci fa vedere dove siamo. Il robot dovrebbe passare, dovremmo vederlo qui. Vabbè, gli dico... Go to the bathroom. Ok, qua l'ha beccato. I can't find the ok nearby. Non gli piaceva l'ok perché ha capito che ci avevo detto ok, ma per voi. A water tank is a dangerous place to store electronics. Sì, va bene, qua ci sta dicendo delle cose scontate. Ok, siamo qua nel bagno adesso. Lo vediamo. Vediamo le differenze con le foto. Cioè, il modo che ci fa capire i vari tipi di interazione che possiamo avere con l'ambiente.
Allora gli diciamo go to the left carpet. Vediamo se capisce. And that is a small piece of thick carpet or strong material that is used to cover part of the floor. Go to another carpet. I am sorry, Andy. I don't understand. Take no pick up pick up e poi basterebbe anche solo cliccare il flacone di sapone pick up the soap. Which soap? Please okay. Point to the soap. Ok, say, punta the soap. This isn't a soap. This is a bottle of drink. Ok. Pick up the bottle. The bottle. It isn't movable. Go to the bottle of. Ok. A bottle is a glass or plastic container. Sì, ci sta spiegando che cos'è una bottiglia. Take the bottle. It isn't movable. Ok. C'è anche una lista di comandi disponibili del robot che ci permette di scambiare, spingere, tirare e fare tutte le azioni normali, cioè scambiare, trascinare e così via. Allora, dobbiamo fare questa cosa, mettere sul tavolo la... la bottle. Allora, move the bottle near on the desk. I am sorry, Andy. I don't understand. List of commands. Did you mean... list of commands. Move list commands. Okay. Put the bottle near the mirror. The bottle of medicines isn't movable. Move e poi clicco. Ok. pick. No, facciamo take the bottle of clean. Non mi ricordo più come it si chiama. Movable. Dovrebbe esserci però da qualche parte. Allora, start of conversation, speech story, eccolo qua, dovrebbe averlo detto qua. Allora, is a bottle of drain cleaner, take the bottle of drain cleaner. Ok, a jug is a large round container with a small opening and a handle for holding liquids. Ok. Put bottle of drain cleaner near the mirror. A mirror is used to reflect an image. Appoggialo. Bravo. I can't find the proper place to do that. Leave the bottle. I am sorry, I can't do that because I am not programmed with the command. What is this? E adesso glielo clicco così almeno vediamo che cos'è. It is a sink. Ok, sink. Put the bottle near the sink. Did you mean the sink? Say yes or no. Yes. A sink is a large bowl that has taps slash faucets and is fixed to the wall in a bathroom. Ok, l'abbiamo appoggiata lì. Face in. Ma non sono sicuro che... Niente,
Avremmo dovuto appoggiarlo in mezzo. In mezzo ci avrebbe dato la cosa corretta. Ovviamente questa è una missione tutorial, perché poi dovremmo fare delle cose un po' più complesse, perché dovremmo andare a, non mi ricordo se piazzare delle bombe o comunque muovere un robot in condizioni molto più difficili. Allora ragazzi, è molto stimolante come gioco. Tra l'altro qua ci sono in tutto l'appartamento una quindicina di oggetti da rimettere a posto, e dopo una mezz'ora salta l'allarme, cioè suona e vengono a beccarci, scoprono la nostra intrusione e una partita è persa. Calcolate che io in mezz'ora sono riuscito a sistemare. Allora qua è a posto, c'è un cuscino qua fuori posto e una sedia che è questa qui, è più spostata e che va spinta sotto il tavolo. È complesso come gioco, non si presta tantissimo a un giocatore che non è anglofono. Cioè, oddio, io capisco, ma qui onestamente è stimolante il fatto di muovere il robot, il fatto che ci sia del tempo e il fatto che magari bisogna star lì, vedere, è frustrante. Ma è sicuramente, se usate il microfono, un ottimo stimolo per imparare a parlare inglese e dare delle soddisfazioni quando ci riuscite. Go into the shower, anche per imparare i significati, tipo sink. Io non lo sapevo del lavandino, perché non mi è mai capitato nella mia vita di dire uso un lavandino, adesso lo so. Go to the water, se si dice water. I can't find the water nearby. What, vediamo come si dice in inglese. What is this? It is a toilet. Ah, toilet, è vero. Use the toilet. Tra l'altro, il robot è un... Questo gioco ha un bel sistema di intelligenza artificiale, perché il robot apprende e possiamo spiegargli noi stessi delle cose nuove e lui le apprenderà e le userà poi in futuro. Quindi il gioco è elastico da questo punto di vista. È stimolante, ma, come vi dicevo, ha delle... difficoltà, perché comunque per uno che non è inglese io non vi faccio vedere di più di questo gioco, perché ovviamente diventerebbe noioso per voi continuare a seguire le mie disavventure. Aspetta, move the bottle of drain cleaner between the two sinks. Vediamo se funziona. I think you were talking about med treatment, health hygiene. Cazzo dici? Take the bottle of drain cleaner. Ok, lo fa. Allora, leave the bottle in the middle between the two sinks. I am sorry, I can't do that because I am not programmed with the command. Leave the bottle at the center. I am sorry, Andy. I don't understand. What is this? I am sorry, Andy. I don't understand. Ma che cazzo? What is this? Questo voglio sapere, dai, cazzo. It is a left counter. Left counter. Leave the bottle at the center of, com'è che l'ha definito? Left counter. I am sorry, I can't do che coglioni, I'm not programmed with the command. I am sorry, I can't do that. Leave, I'm non not gli piace. Programmed with the command. Put the bottle at the center of
I can only do that for a group of objects. Put the bottle at the center of the... At left. A counter is a flat surface in a kitchen for preparing food. L'appoggiato lì, che dovrebbe essere giusto. You're doing well. Ok, infatti ci hanno ringraziato di averlo fatto giusto, cioè ci hanno detto. Sì, ci abbiamo messo un po', vedete, però andare a fare tutto è divertente, non lo metto in dubbio. Se avete molta pazienza e vi piace avere a che fare con l'intelligenza artificiale e ne siete appassionati, è sicuramente il gioco per voi questo, assolutamente. Anche perché poi si fa più serio, si entra di mezzo lo spionaggio e tutto, eh. Questo assolutamente è una cosa davvero molto, molto interessante. Qua siamo noi e vediamo, possiamo guardare dentro il robot, la grafica è carina. È particolare Bot Colony, assolutamente. Poi esiste anche un gruppo su Steam, a cui sono stato invitato, ma non credo che entrerò, perché su questo gioco non passerò moltissimo tempo, devo ammetterlo. Ma non perché non mi piaccia, perché ho un sacco di altri giochi da fare e questo me lo terrò lì per quando vorrò magari dilettarmi un pochino con l'inglese. Perché è un modo comunque di imparare termini nuovi in inglese, modi di dire in inglese in modo divertente, assolutamente divertente. Ragazzi, io chiudo qui il video. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente è stato un video un po' atipico, un po' inusuale, perché non è che abbiamo visto granché, ma spero di avervi dato un'idea di quello che ha da offrire il gioco. Qua c'è un piccolo fiume che non possiamo superare, probabilmente è lava. Allora ragazzi, fatemi sapere, alla prossima, ciao ciao.